Ciao coltivatori, benvenuti sul canale di Orto da Coltivare. Il video di oggi è dedicato a una pianta che non è prettamente da orto come tutte quelle altre più comuni, ma è una pianta molto benefica che tutti o quasi conosciamo perché è molto comune. Sto parlando dell'aloe vera. L'aloe vera è una pianta dalle caratteristiche molto positive per noi, è una pianta succulenta, ovvero una pianta grassa che al suo interno contiene un gel che viene utilizzato sia per la cosmetica, perché ha delle proprietà molto buone per la pelle, non soltanto dal punto di vista estetico ma anche lenitivo, curativo per delle problematiche, e può anche essere bevuto. Ci si può fare un centrifugato, un succo che è molto buono, molto depurativa, anti-age. Quindi perché non provare a coltivare da soli l'aloe vera in vaso o anche ai margini dell'orto o sul balcone? Questo video quindi è dedicato in particolare a come moltiplicare l'aloe vera, o meglio, come sfruttare l'attitudine naturale che l'aloe vera ha di moltiplicarsi in via agamica, ovvero non passando per il seme, ma mediante l'attitudine pollinifera che ha. Sarà capitato anche a voi di vedere dei vasi di aloe vera, infatti, in cui dalla pianta originaria si sono sviluppate tantissime altre piante, con il risultato che dopo un certo tempo nel vaso si ha un insieme di piante tutte ammassate insieme. Ecco, quelle piante tutte ammassate insieme soffrono in una condizione di questo tipo, perché le piante hanno bisogno di spazio sufficiente per svilupparsi, di terra sufficiente in cui approfondire le loro radici e di aria. L'aloe vera è una pianta che può svilupparsi a dimensioni notevoli, quindi quando vediamo tante piante, come in un vaso come questo dove ce ne sono tantissime tutte ammassate insieme come potete vedere, non è benefico per loro. Per adesso sono verdi, ma passando ancora un po' di tempo avrebbero sempre meno spazio per le loro radici, sempre meno aria e meno luce, e tenderebbero a disseccare e comunque a non potersi sviluppare come potrebbero. Quindi che cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe togliere tutto questo ammasso di piante dal vaso e cercare di separarle. In realtà dobbiamo fare una premessa, cioè quando le piante di aloe emettono i polloni dovremo separarli quando sono ancora piccoli. Ecco, la misura più o meno ideale è questa. Questo è una piantina ancora piccola, cresciuta alla base di una pianta madre, estratta, ha abbastanza radici e se trapiantata in un proprio vaso riuscirà a svilupparsi nel giro di poco tempo, raggiungendo delle dimensioni ottimali. Il momento ideale per eseguire questa operazione è l'estate, perché l'aloe è una pianta che vuole molto caldo, molto sole, e quindi in inverno può soffrire a fare questo tipo di lavoro, per cui diciamo che se lo dovete fare in inverno è bene coprire poi le piante con del tessuto non tessuto o metterle in serra e comunque in una posizione soleggiata. L'aloe vera, come le altre piante grasse, ama molto il sole, rifugge in ristagni idrici e non vuole quindi essere esposta a troppa pioggia. Il terriccio ideale è quello drenante, quindi quando andiamo a trapiantare le aloe vera nuove è bene metterci del buon terriccio e anche del concime per stimolarle a crescere. In commercio si trovano dei concimi appositi per piante grasse, però vi assicuro che va benissimo anche utilizzare lo stallatico pellettato biologico, cioè comunque ammesso in agricoltura biologica, quello che utilizzate per l'orto. Ne basta una manciata in un vaso e poi dopo eventualmente durante la stagione lo rabboccate. Estraendole da un vaso dove sono tutte così grandi, dovete intervenire anche con un coltello e chiaramente le radici si feriscono, si creano dei tagli. Però ho provato proprio personalmente anche a trapiantare delle piante che erano tutte insieme
ormai cresciute in un vaso relativamente piccolo, qualcuna effettivamente deperita, ma molte si sono proprio riprese con grande vigore. Cioè, se voi poi lo mettete in un vaso abbastanza grande, con del buon terriccio, del concime, nel periodo giusto, che ripeto è l'estate, vedrete che la pianta poi ha la capacità di riprendersi, anche se ha tutte queste ferite, perché è chiaro che in una situazione di questo tipo le radici saranno tutte aggrovigliate insieme, anzi vedrete che saranno talmente intricate che vi renderete conto che era estremamente importante separarle proprio per salvarle, perché non sarebbero state bene. Chiaro che poi dopo vi ritroverete con tante piante di aloe, potete regalarle, potete magari scambiarle a delle giornate di scambio semi, o potete anche farvi una piccola produzione per poter utilizzare le foglie per estrarne il gel e utilizzarlo se siete capaci di fare la cosmesi delle creme fatte in casa, estremamente naturali, con un succo che è proprio genuino, molto benefico. Quindi ecco, l'aloe vera sicuramente non è una pianta tipica da orto, però ai margini dell'orto oppure sul balcone dove avete tanti vasi di pomodori, di insalate, quello che è, perché non mettere accanto anche qualche vaso di questa pianta così, così bella, così simpatica e benefica. Io vi ringrazio di aver seguito, vi do appuntamento al prossimo video e vi invito a sperimentare la moltiplicazione dell'aloe. Se avete delle domande, dei commenti, siete benvenuti e vi consiglio anche di iscrivervi al canale. Ciao! Se avete dubbi o consigli, potete chiedere e scrivere nei commenti qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perderlo.